La soluzione prima è stata quella di portare i ragazzi, cercando nel nostro piccolo di mantenere soprattutto la calma, perché i ragazzi in questa occasione devono stare il più possibile tranquilli, sono stati invitati ad uscire una classe per volta anche per non accentuare il problema e hanno raggiunto la sede dell'istituto. Nella sede dell'istituto voi capite bene che se noi avessimo avuto 5-6 aule in più non avremmo avuto il centro giovanile. Quindi la soluzione tampone è stato utilizzare i laboratori, anche quelli di ultima generazione, cioè notevolmente costosi e che sono un fiore all'occhiello della scuola, perché abbiamo un laboratorio linguistico del valore di oltre 50.000 euro, che è veramente molto bello, ma che ospita i ragazzi del quinto liceo e noi siamo felicissimi di farlo. Quindi il laboratorio, la biblioteca, un'altra aula. Che era di trattamento testi, che ormai è una disciplina che sta andando un po' a morire per il commerciale, il laboratorio di disegno per il geometra, il laboratorio di fisica. Voi capite che è una soluzione tampone che penalizza l'offerta formativa della scuola. Se noi di fatto abbiamo cercato di tutelare un solo laboratorio informatico per cercare di garantire un minimo di attività laboratoriale all'istituto. Questo in un contesto della riforma e della scuola che impone una scuola delle competenze, cioè del fare. Noi togliamo i laboratori e quindi rendiamo acefala la scuola. Questo io lo devo dire. Io ho detto pure sono disposta a cedere la presidenza se questo è necessario, ma i ragazzi lì non li mando. È chiaro che è una soluzione transitoria. Ora noi abbiamo bisogno intanto di rassicurare il territorio, perché noi siamo sotto iscrizioni, sindaco. Le iscrizioni finiscono il 12, terminano il 12 febbraio. Noi usciamo con questa notizia, noi abbiamo ammazzato la scuola. Io mi creda, io non sono nata a Lipari, però ho il mal di Lipari, come c'è il mal d'Africa, c'ho il mal di Non si chiama la scogliera. Ecco, io stanotte non ho chiuso occhio, ve lo dico in Padre maniera Pepe, la sua benedizione è necessaria. veramente, con l'umiltà di una sorella, perché mi sono sentita riconoscente alla provvidenza di non aver avuto nessun danno ai nostri figli, permettetemi di chiamarli così, però nello stesso tempo sopraffatta dalla preoccupazione di non poter fornire un servizio. Quindi noi dobbiamo tenere alta la dignità di Lipari da un punto di vista culturale e la scuola, lasciatemelo dire, è una cosa importante per un territorio, perché è garanzia di cultura e quindi di uguaglianza sociale, perché solo la cultura ci rende uguali, secondo me. Dobbiamo garantire le famiglie e quindi cercare di rassicurarli dalla preoccupazione, dobbiamo cercare di dare anche punti di riferimento ai docenti che hanno anche loro le loro preoccupazioni, i loro handicap fisici, per cui devono essere messi nelle condizioni di raggiungere la scuola. Posso fare una domanda? Cioè, dalla vostra, praticamente, fermo restando che io ho sempre fiducia nei tecnici quando sono i tecnici, ma dalla vostra, diciamo, dal vostro sopralluogo di oggi, voi siete ancora preoccupati? Sì, Questo è quello che io desidero siamo preoccupati, conoscere da anzi questo. se posso dire una cosa che forse, non lo so, date il beneficio dell'emotività alla mia affermazione. E io con l'ingegnere Carditello, lo chiamo Enzo perché ormai lustri di Ci conoscenza, conosciamo da tanti anni, Enzo, ma dico, secondo me non è idoneo, qui lo dico, per ospitare una scuola.